Eccoci qua, finalmente siamo all'ultima missione. Washington DC, rete metropolitana del Senato. Nonostante Gabe abbia aiutato gli artificieri a disinnescare la maggior parte degli ordigni virali, Mara è fuggito con uno di essi e ora è a bordo del treno, pieno di terroristi presumibilmente preparato per la fuga. Gabe sa di essere solo contro un esercito e queste sono cose che gli piacciono. Non c'è modo di fermare il treno mentre sbanda tra le strade di Washington. Gabe non è sicuro di dove Mara sia diretta, ma ha paura che una volta arrivata faccia esplodere la bomba uccidendo migliaia, forse milioni di persone. Gabe riflette sull'ironia della vita. Questo è lo stesso tunnel nel quale incontrò Mara la prima volta, 2 anni fa. Doveva ucciderla quel giorno. Esatto, se vi ricordate bene, nella metropolitana del primo Siphon Filter Mugello, l'abbiamo sei incontrata. preparata al treno, è diretta verso la locomotiva. Gabe, devi eliminarla prima che il treno esca dal tunnel. Se si disperde il virus laggiù, l'intera città sarà infettata. Esatto, quindi abbiamo anche la cacarella. Allora, qui ritorniamo al regime. Qui facciamo attenzione perché i terroristi qua adesso. Sempre il fatto che non mi spara. Cioè, miro e non spara. Madonna, ma poi guarda, cioè mi sparano anche girati al contrario. Cioè loro riescono a spararmi anche girati al contrario. Cioè lo vedi come mi hanno ucciso? Cioè, tu l'avete visto come mi ha ucciso praticamente, no? È incredibile. Il lavoro di un eroe. Qua già accanto i proiettile, perché giustamente sanno che hanno fatto delle fangate pazzesche. Niente, non spara. Cioè, l'avete visto, no? Che si è fermato da sparare. Ecco, questi sono gli ostaggi. Ora qua dobbiamo fare. Esatto. Ed è il primo ostaggio. Grazie mille. Ora ce ne sono ancora altri 2 da liberare. Sì, dobbiamo andare verso di qua. No. Anzi, sì. Quella che spara a caso. H11 che è fighissimo come fucile. Ecco, qui c'è l'altro ostaggio. Allora, qui sto colpo utilizziamo. Esatto. Dobbiamo fare praticamente una linea orizzontale ed eliminarli tutti subito. Grazie, ti devo la vita. Perché altrimenti. Cioè, perché altrimenti lo ammazzano. Ok, andiamo avanti. Con l'H11 adesso la situazione è molto più facile perché l'H11 è velocissimo a sparare. Minchia, ma hanno preso lo stesso. Ecco qua. Ah, vaffanculo, non l'ha colpito. Vediamo, devo aspettare che si rialzi. Niente, non si è rialzato più. Senatore Garvin, addirittura. Mi hai quasi fatto uccidere. Aspettati una telefonata dal mio avvocato. Non solo. Classico dei senatori.
Ci siamo quasi, ci siamo quasi. No! Minchia, che infamata questo. Non me la ricordavo. L'esplosione, vado a farlo fuori. Esatto, e come dobbiamo farlo fuori? Qui questa è una piccola roba che dobbiamo utilizzare per eliminare Mara Aramov. Cazzo, non lo colpisce. Ma non lo, ma che, non lo colpiva attraverso le cose. Che cazzata. Ho trovato dell'esplosivo. Ora le faccio saltare il culo. Gabe, stai attento. Certo. Ora il problema è qui, vedete? Qui non posso vedere attraverso. Quindi, qua si piazza l'esplosivo. Minchia. Così lontano era il raggio di esplosione? Madonna mia. Non me lo ricordavo così lontano. Ecco. Ora qui praticamente Mara Aramov non si può colpire. Perché c'è il vetro antiproiettile. Quindi che cosa si fa? Si sale. E da qui invece la possiamo colpire. Finisci il lavoro. È già finito, Mara. Ok, ho capito. Grazie. Mara è fuggita. Nessuno al carcere ha visto niente. È come scomparsa nel nulla. Immagino che il tuo primo obiettivo come nuovo capo dell'agenzia sarà di metterti sulle sue tracce. No. Il mio primo compito sarà ricostruire l'agenzia con quelli di cui mi fido. Ottimo. Proprio ciò che ci serve. Una cricca di reclute da addestrare. E tu, Teresa? Cercherai un nuovo lavoro? No, grazie. Tornerò nel deserto per un periodo di riposo. D'altra parte, l'operazione Siphon Filter è definitivamente chiusa. Non hai più bisogno di me. L'Interpol ha rintracciato l'ultimo dei rifugi del Project Coven. Ormai sono stati tutti abbandonati o distrutti. Il Siphon Filter è distrutto, però Mara è da qualche parte là fuori. Da dove iniziamo, Gabe? Da dove iniziamo sempre. Cercando la verità. Ed eliminando chiunque cerchi di fermarci. Ecco, praticamente fatica inutile, perché Mara è scappata di nuovo, quindi... Vabbè, diciamo che in finale è un po' un meme di questo gioco. Non mi è mai piaciuto questo tipo di finale, che comunque apre le strade ad altri capitoli, però diciamo che il bello è che comunque in questo caso Gabe è riuscito nel suo intento. Ovviamente da capo espiatorio è diventato eroe, sventando la vecchia agenzia e rifondandola, tra l'altro. Quindi lui adesso è il capo dell'agenzia, di questa famosissima agenzia, insieme a Lian, la sua inseparabile partner, che io scippo tantissimo insieme a lui come compagna di vita. Teresa, che è la mia waifu in assoluto di questo gioco, che invece si ritira, e poi invece Mujari, che rimane come consigliere e rimane in generale come amico fidato di Gabriel Logan. Se non ricordo male c'è una parte finale, forse, dopo i titoli di coda, non ricordo. Nel caso, io vi saluto già adesso, vi lascio ai titoli di coda e ci vediamo ovviamente con la prossima serie retro che porteremo sul canale YouTube. Bye bye!
Esatto, hanno trovato una cassa di siphon filter dentro l'oceano, praticamente l'hanno scavata nell'oceano. E quella era la risata di Mara Aramov. Quindi, cioè, ci fanno capire che praticamente non è finita. Ok, a questo punto abbiamo finito Siphon Filter 3 e quindi, ragazzi, è stato un piacere. Alla prossima.